Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno, 7 marzo, piccola pillola dal nome Giustizia sul partigiano e in quel dei tempi, insomma, di quella che è stata un'azione estremamente importante, diciamo, della partigianeria italiana in quello che è stato un periodo che viene tranquillamente definito da alcuni una vera e propria guerra civile. Ci sono stati effettivamente un sacco di atti decisamente cruenti e ingiustificati che potrebbero e in qualche caso hanno avuto anche una giustizia seguente, ed è questo il caso di Giustizia sul partigiano, il caso del crimine di oggi, un crimine al giorno, il 7 marzo 1956. In località Zoglio, a Crevacuore, a Vercelli, la sospetta e poi condannata Alfa Giubelli, di soli 22 anni, figlia di una martire fucilata dai partigiani perché semplicemente sospettata nel 1944 di aiutare le Brigate Nere, era stata uccisa, pensate, dal sindaco di Crevacuore nel 1956, tale Aurelio Guido Bussi, ex partigiano, che ebbe sostanzialmente, fu l'obiettivo della vendetta di Alfa Giubelli, che, diventata abbondantemente adulta, decise di raggiungerla a casa dopo avergliela già, promessa, ecco, questa vendetta. Lo raggiunse a casa e si dice che ancora con il tovagliolo legato al collo mentre stava mangiando, venne raggiunto da quattro colpi di pistola Browning 7,65 e fu ucciso sul colpo, perché almeno uno dei quattro colpi lo raggiunse al cuore. Alfa Giubelli fu condannata a 5 anni di reclusione, che scontò probabilmente con la massima soddisfazione, per carità, mai giustificata dell'aver ucciso un uomo, ma di aver portato a termine, insomma, di aver in qualche maniera reciso il legame con quelli che erano stati, insomma, quelli che lei aveva raccontato essere stati anni e anni di incubi notturni in relazione a quello che era accaduto alla madre. Quindi giustizia sul partigiano, un crimine al giorno per la giornata del 7 marzo. Come al solito, ci vediamo domani con la prossima pillola di crimine, non fra le più note. A presto.